Wahekuj, ben ritrovati dal vostro Andrin con turno Sinaz My Level 3 Lampo Folgorante. Ed oggi sfida all'Argentina, quindi episodio abbastanza importante. Sì, ho aperto una cesta, ma nulla di che, non c'era niente di importante. E andiamo allora ad affrontare la squadra argentina, una delle squadre più forti dell'intero gioco. Purtroppo ci accorgeremo che andando avanti sarà una delle peggiori. E vabbè, non farà nulla, non è grave. Però questo personaggio ci ha detto che voleva andare a destra, quindi noi andiamo a sinistra. E nel mentre andiamo vi spiego un paio di cosucce. Dunque, non è la strada che volevo prendere. Sono lento un Grauger, tenebrosi. Oddio, questo è la password. Non voglio le vostre password, io vi odio voi con le password. Le cerco su internet, va bene? Almeno cerco dove trovarle queste password. Volevo dirvi che... iniziamo da Inazuma Eleven Go Galaxy, non so quando esce, ma questo nessuno lo sa ancora. Però se esce mentre sto facendo Chrono Stones, le faccio in contemporanea. Perché Chrono Stones, a parte che me lo sto giocando proprio in vista di Galaxy, perché dovrebbe uscire davvero a breve. Se tutto va come deve andare, a settembre, perché è un gioco abbastanza importante per il mercato italiano, quindi... mercato italiano e mercato europeo più che italiano. In America in realtà non c'è Inazuma Eleven. È la versione inglese del gioco quella che arriva in America, la versione europea. Ovviamente solo in lingua inglese. E praticamente dicevo, se esce mentre sto facendo Chrono Stones li faccio insieme. Non tanto per il fatto che devo portarle prima possibile, ma tanto per il fatto che è una serie importante. E per il fatto che sto giocando tutta la serie di Inazuma Eleven. E questo è un aspetto. Poi, per le altre serie sul canale al momento dovrei finire da tempo a portare Pokémon Xenoverse, ma lo porto non in contemporanea con Inazuma Eleven, sì, ma lo porto giorni morti, tipo domenica. Perché comunque sia non è una delle mie serie principali. Quando uscirà Pokémon per Switch e si vocifera forse... anche per 3DS, allora le porterò come serie principale. Così si fa. A quel punto dovrei aver finito di portare Inazuma Eleven Galaxy addirittura. Perché in un mese e mezzo massimo conto di finire una serie di Inazuma Eleven. Dovrei riuscire a coverarla per intero, almeno una serie. Sono giochi che insomma porto tutti i giorni, quindi... li faccio abbastanza velocemente, li faccio. Io poi, personalmente, me li godo appieno. Gioco tutto quello che c'è da fare. Faccio tutto, praticamente. E recluto anche giocatori che in genere con cui non giocherei mai, in teoria. E l'altra volta, sì, vi ho detto che avrei reclutato certi giocatori e che avrei tenuto in squadra solo determinati personaggi. Ma quello perché oramai l'ho giocato, so chi voglio in squadra. Quindi, insomma, va un po' così. Eccoci qua. Allora, siamo... sempre sul percorso, sulla strada. Strada si chiama. Per lo stadio della Lince. Ah, bel nome. Ok, andiamo un po' un altro. Oddio, tattica scudo dei cavalieri. Non mi piace. Mi piace di più la lancia. La lancia è molto carina, la lancia. Bella come tecnica, la usavo sempre, la usavo. Ti porta, se stai in attacco ti paralizza tutti quanti gli altri giocatori della difesa e fai gol a raffica proprio. Certo, hai un uso limitato perché prima o poi i punti tecnica finiscono. E i punti tattica, non tecnica. Quindi va bene anche così, dai. Ma un paio di gol li fai. Ciondolo forza bronzo. Questo cancello è migliore per l'uscita. Non mi interessa l'uscita. Tu fai il tifo per noi. Vuoi mangiare un boccone? No, a saperlo non usavo il punto di recupero qui. Vabbè, a saperlo. Abbiamo sprecato. Dicevo quindi che completerò Pokémon Xenoverse durante la domenica, così come Prisma, che però Prisma prende un po' più di tempo, quindi anche quello durante la domenica, o magari insieme a Inazuma Eleven nello stesso giorno. Però intanto facciamo la partita contro l'Argentina. La partita sta per cominciare, vuoi davvero giocare anche senza capitano e allenatore? Beh, il capitano in assenza di Mark è quello più anziano. Mi sembra che fosse Nathan a questo punto.
Non sto sudando, è acqua. A quanto pare... Mi sono lavati i capelli, ma a quanto pare non... Non si sono ancora asciugati. Mi continua a scolare acqua. Però qui sono asciutti. Qui no. Qui sono bagnati. Cose strane. Bla bla bla. Bello il discorso. Maestro, non riesco a vedere Markimas da nessuna parte. Dove sarà mai? Non lo so. Mark, dove sei? Amore mio. Tranquilla, Nelly. Prima o poi vi sposerete. Soffre. Ah, questo è padre di Axel. Stai facendo notevoli progressi e sarai presto guarito, ma non devi esagerare. Cercavo solo di rimettermi in forza per potermi unire agli altri. Anch'io voglio giocare davanti al mondo intero. E devo tenere duro se voglio realizzare questo desiderio. Oh, guarda! La partita di Inazuma Japan sta per iniziare. Eh? Non sembra la solita formazione. Ah? Il barcollante. Ok. Quindi... Benvenuti alla tesissima partita del gruppo A del Football Frontier International tra Giappone e Argentina! C'è stato un cambiamento di programma, la partita si tiene giorni in anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto. Le persone del pubblico lo sanno, perché noi siamo stati gli ultimi a saperlo? Loro probabilmente avevano già tutto quanto organizzato prima. In realtà lo stadio dovrebbe essere vuoto, quindi per televisione è passata la notizia. Perché a noi non è pervenuto nulla? Siamo isolati dal resto dell'isola? O del mondo intero, addirittura? Un momento! Se l'ha visto non mi tira brutti scherzi, l'Inazuma Japan è scesa in campo senza il suo capitano! Oltre al giovane Markimas, mancano anche diversi giocatori chiave della squadra. Per non parlare dell'assenza del loro allenatore. Che ne pensi, Levin? Si tratta di una scelta tattica? Non saprei, sembra una curiosa iniziativa contro una squadra che non ha concesso neanche un gol alle qualificazioni. Forse sono stati spiazzati dall'anticipazione della partita? Ma chi può dire cosa succede davvero nell'area giapponese? Non ha concesso neanche un gol alle qualificazioni? I Fire Dragon ci hanno fatto un gol. A dire il vero? Sembra che qualcuno stia cercando di impedirci di assistere alla partita. Non penso ci sia stato solo lo zampino di Raidark. Deve esserci qualcun altro dietro. A cosa sta pensando Travis? Se trovassimo un traghetto potremmo arrivare per il secondo tempo. No, lasciamo che i ragazzi se la cavino da soli. La prima metà della partita contro l'Argentina sarà decisiva. Meglio rimanere qui e seguire attentamente l'intera partita. Potremmo ricavarne informazioni preziose. Il suo ragionamento fila. Forse la squadra ha contato troppo su Evans e Sharp finora. Se anche riuscissero a vincere oggi, non li reputo comunque all'altezza di una vittoria a livello mondiale. Per ora, almeno. Ha ragione, devono dimostrare di essere in grado di affrontare questa prova. Sì. Mamma mia ragazzi, quanto è figo Torres, però è fortissimo come giocatore. Non lo metto al pari di Jack, perché Torres è più alto di Jack, più forte e tutto. Però, insomma, Jack e Torres in difesa non passa nessuno. Quindi manco dall'appoggio del nostro capitano e allenatore. Penso di avere un bisogno impellente di andare in bagno. Cosa succede? Non avete ancora trovato il vostro capitano? Che razza di squadra siete? Pensavo che la vostra vittoria con gli inglesi significasse qualcosa, ma mi sbagliavo. Il vostro capitano è solo un vigliacco. Non so che accento dargli a Torres, perché gli argentini... Io ho lavorato con argentini e non hanno un accento particolare, hanno un accento normale, italiano. Quindi, dato che il labiale comunque sia e le parole sono molto simili, quindi insomma non hanno quell'accento che hanno gli spagnoli, no? Con la S tutta smoscia. Quindi è un po' difficile dare un senso, dare un accento particolare. Ehi, attento a come parli, Marco, non è un vigliacco! Calmati, Darren. Risparmi il fiato, usa quella rabbia in campo. Ok. Anche perché non ho fatto un'imitazione della parlata inglese contro gli inglesi, quindi è inutile che io mo mi metta a fare tipo a dare gli accenti alle altre squadre, tipo gli americani. Potrei farlo, ma vediamo poi come va. Accidenti, non ci avevo pensato, se non c'è Mark tocca a me andare in porta. Forza Darren, questa è la grande occasione per mettere a frutto la tua tecnica speciale. E non sei l'unico ad avere una tecnica nuova da sfoderare. Io, Xavier e Axel abbiamo una sorpresina per voi.
Davvero? Quando ci avete lavorato? Siamo sempre un passo avanti, Kevin. Cerca di starci dietro. Guarda che ti tiro uno schiaffo, Kevin. La partita sta per cominciare. Dobbiamo solo impegnarci a far del nostro meglio. Possiamo farcela, ne sono certo. Forza! Saccaia rose! Mi è uscita un po' male, ma era quello il senso. Questa partita non sarà una passeggiata. Axel, Xavier, Austin e Darren. Vi voglio in campo. Darren, tu sarai in porta, ovviamente. Ma se io avessi un altro portiere... No, non ce l'ho un altro portiere. Allora, metto lui in panchina perché... Ma perché tutti quanti al contrario? Ok, la formazione è ovvio che sia così. No, lui in attacco. Guarda, stavo per chiamarlo Someoka, ovvero il nome giapponese. Che poi è una vita che non segue Nazuma Eleven in giapponese, ma mi è rimasto il nome Someoka, Gwenji Shuya, Midorikawa, Tobio. E poi Tachimukai, Endo Mamoru. E niente, allora, Torres è in difesa, va bene. Vabbè, tiro un punto a caso tanto oramai. Ah, siete patetici e lenti, questa palla sarà nostra. Cioè, neanche il tempo di fischiare. Oh mio Dio, spezza ginocchia. Oh, partiamo bene allora. Uffa, che sei invincibile. È velocissimo. E guardate come si muove, sembra un lupo che segue la preda. Beh, possiamo fermarlo però, no? No, Jack, anche tu. Mer. Avrei la mano insuperabile. Accipicchia, se è veloce, non so se riuscirò a pararla. Sì, ma si è consumato tutta quanta la stamina. Non ha più nulla di stamina. Vabbè, è un tiro normale, eh. No, non è vero, non è vero. Ma non è vero. Ah, non avete scampo. Non avevo la minima possibilità di farcela. Se solo Mark fosse stato in porta. Ma guardatevi, la partita è appena cominciata e già vi date per vinti. Non mollare mai, qualsiasi cosa accada. Non è questo il motto degli Inazuma? Cammi, hai ragione. Avete sentito tutti? Giusto, andiamo, possiamo farcela. Noi siamo gli Inazuma Japan. Facciamo vedere loro di cosa siamo capaci. Potete farcela. Non voglio subire un altro gol. Ma cosa potrei fare? Un altro tiro come quello e sono spacciato, ma... Non voglio provare una nuova tecnica e sbagliarla. Sembrare un incapace. Non dirmi che hai paura. Eh? E allora? Anche se dovessi sbagliare, l'importante è che tu dia tutto te stesso. Devo dare tutto me stesso. Non importa se sbaglio. Andiamo, diamoci una mossa. Possiamo recuperare. Certo che possiamo. No, dai. Ora ne segniamo un altro. È qui che impara. Sì, mo sono praticamente invincibili ora. Senza, cioè, neanche ci provo. Guarda, gli lascio tirare. Vai, tira. Tira, mano di luce, tanto è uguale. Ecco. Tanto è invincibile, è inutile. Caspiterina, questi attaccanti non scherzano mica. Vediamo se riesco a bloccare questa. Non mollare mai, qualsiasi cosa accada. Non è questo il motto dell'Inazuma? E allora? Anche se dovessi sbagliare, l'importante è che tu dia tutto te stesso. Eccomi! Darò tutto me stesso! Maho! Za! Handa! Più bello in giapponese. Ce l'ho fatta, Berdindirindina! Bravissimo, Darren! Hai perfezionato la tua nuova tecnica speciale! Da questa parte, Darren! Vai, Axel, arriva! Ok, andiamo! Xavier, Austin, siete pronti? Xavier, Austin, andiamo! Axel, Austin e Xavier scoppiano di energia e hanno recuperato tutti i punti tecnica. Fiammata tripla! In arrivo! No, dai! Avete rovinato la più bella scena di tutto in Azuma Eleven 3 con fiammata tripla in arrivo.
Vi faccio vedere quella giapponese se la trovo. Mamma mia, Grand Fire Ignition. Quanto era figa quella scena! Aveva tutto, aveva! Oddio. Cioè, io penso che in inglese sia rimasta uguale. Cosa? Non può essere! Ci avete segnato un gol! Ce l'avete fatta, ci siete riusciti! Avete battuto l'impenetrabile difesa dell'impero! Ci siete riusciti, Cammy! Sono così felice. Ce l'abbiamo fatta, Axel, l'abbiamo segnato. Bel lavoro, Xavier. Ora dobbiamo solo continuare così. Lo so, ma guardati intorno. È morto. Sono tutti a pezzi, non sarà facile. Tutti i membri della squadra erano riusciti a collaborare al meglio e a segnare un gol contro l'impero. Ma i giocatori argentini erano dei fuori classe e avevano contrattaccato incessantemente. Purtroppo va così. Avevamo fatto il possibile e Darren aveva davvero dato il massimo, ma poi la stanchezza aveva preso il sopravvento. Alla fine subimmo un altro gol e perdemmo la partita. Sì, questa è la Inazuma Japan, la perde. Cosa c'è, maestro? Sembra molto arrabbiato. Oh, quel vigliacco. Aspetti, maestro. Forza, voi due siete in ritardo, sbrigatevi da quella parte! Da quella parte? Da questa parte? Un momento, quell'uomo! Hillman! Allora, Hillman, sta bene? Hillman, cos'è successo? Non vi preoccupate, sto bene. Lo so, i ricordi si affollano nella mente, vero? David Evans. Capito? Quindi è finita. Ehi, un momento, dove state andando? Chi sono quelli? Mark, dobbiamo raggiungere gli altri, andiamo allo studio della Lince, non c'è un momento da perdere. A che serve correre? Ormai siamo in ritardo. Già. L'Inazuma Japan è stata sconfitta. Ora dovremmo vincere tutte le altre partite se non verranno a essere eliminati. Come richiesto, ho fatto in modo che alcuni giocatori fossero impossibilitati a giocare. Sono stato molto deluso dalla prestazione del team D. Sembra che Giulio Acuto non sia stato all'altezza, ma sei tu ad aver fallito. Mi dispiace, ma Marchiva sarà un avversario da poco. Non importa. Il programma cronabilità non era altro che un esperimento. Dovrei sfruttare questa lezione per creare un programma superiore che mi permetterà di concretizzare il mio piano. Ciao. Che doccia fredda. Mark, mi dispiace. Non siamo stati all'altezza. No, Axel, è colpa nostra. Non siamo arrivati in tempo per la partita. Mi dispiace, Mark. Speravo di poter parare tutti i tiri. Sono desolato. Ascolta, Darren. Ascoltatemi tutti. Non possiamo abbatterci così. Abbiamo perso, ma non è ancora finita. Se vinciamo le prossime due partite, sarà fatta. Avete segnato contro una squadra nota per avere una difesa impenetrabile. Se abbiamo segnato contro di loro, possiamo farlo contro chiunque. Il problema è che in questo torneo non sono in vigore le leggi normali di un campionato. Noi giochiamo tutte le partite fuori casa. Tutte, nessuna esclusa. Però i punti valgono doppi per tutti. Perché? Perché i punti valgono doppi per tutti se noi giochiamo allo stadio dell'Argentina? Allora anche a loro valgono doppi. Non ha senso. Loro hanno fatto 4 punti perché hanno fatto 2 gol. Noi abbiamo fatto un gol, dovrebbe valere come 2 punti. Sì, ma non per l'Argentina. L'Argentina dovrebbe valere 2 punti e basta. Stanno giocando in casa, conoscono il campo. Capito come funziona?
Invece no, invece qua tutto vale 2 punti. Va bene. E complimenti anche a te, Darren. Hai sviluppato una tecnica tutta tua. Grazie, Mark. La mano di Satana. Sì, Mao the Hand, mano di Satana. Mao, re dei demoni, Satana. The Hand, la mano. Beh. Inazuma Japan. Non succederà mai più, vinceremo nella prossima volta. Torres, che cosa stai dicendo? Abbiamo vinto noi. No, voi non capite. Siete riusciti a penetrare la nostra difesa e a segnare un gol. È un errore che non si dimentica, non lo accetto. Ci rivedremo nelle fasi a eliminazione diretta. E state certi che ne riuscirete a segnare. Va bene, ci rivediamo nella fase a eliminazione diretta. Il vero problema è che lui, avendo la difesa di ferro, Iron Defense, è ovvio che noi con fiammata tripla la sfondiamo, bruciamo l'acciaio, lo fondiamo. Quindi era giusto così. Mark, mi dispiace molto, è colpa nostra se non siete riusciti a giocare. Non è colpa vostra, Paolo, non dire così. Mi chiedo se Red Arc continuerà ad allenare la squadra italiana. Devi stare attento, potrebbero nascondersi altre brutte sorprese dietro l'angolo. Grazie del consiglio. Ma non sono per niente spaventato. Secondo me, dietro il risentimento di Mr. D per il calcio, si nasconde qualcos'altro. Cosa vuoi dire? Non ne sono ancora sicuro, ma se riuscissimo a mostrargli quello che siamo davvero in grado di fare con il pallone, forse potrebbe scattare qualcosa in lui. Wow, sei davvero straordinario, Paolo. Non riuscirete a sconfiggerci, Mark. La prossima volta che ci incontreremo saremo avversari. Giusto! Beh, anche noi vi daremo del filo da torcere. Il problema è che è durata poco la partita, mi aspettavo qualcosa di più. Ora che la squadra si è riunita puoi cambiare il tuo gruppo. Sento che questa squadra può arrivare fino in fondo. Dopotutto la vittoria si assapora di più con qualche sconfitta lungo la via. Ha ragione. Mark e gli altri sono stati rilasciati proprio quando gli Inazuma Japan ha perso. Non può essere una coincidenza. È stato tutto perfettamente orchestrato. Red Arc deve avere dei complici. Così sembra. Se ben ricordo, lei aveva detto di averlo visto parlare con un uomo misterioso. Poi entra in scena il programma clonabilità e, caso strano, Red Arc diventa l'allenatore della squadra italiana. Dubito che Red Arc abbia concepito tutto da solo. C'è qualcuno che agisce nell'ombra. Inoltre, il motivo per cui siamo stati convocati dal direttivo dell'FFI rimane un mistero. Sembra che qualcuno abbia fatto di tutto per impedirci di partecipare alla partita. C'è una forza sinistra che trama per gettare delle ombre su questo torneo. È vero, Ide? Red Arc è davvero l'artefice di tutto questo? È spaventoso, orribile, non posso crederci. Non preoccuparti. Se il nostro piano funziona, saremo in grado di salvare il calcio. Ora devo andare. Vengo con te. Mi scusi, da quale gate parte il volo per l'Italia? Una volta chiuso questo capitolo, potremo finalmente stare tranquilli. Ma ora devo accertarmi che il nostro piano vada a buon fine. Tutti gli amanti del calcio dovranno essere pazienti. Davvero, Ide? È il momento di affrontare il nostro amico Eric Egon. Sembra in gran forma, ma c'è qualcosa che non ci ha detto. Scoprilo nel prossimo capitolo, L'Aquila torna a volare. Eric, ti dimostreremo quanto conta per noi l'amicizia. Sapete che c'è? Facciamo anche qualche altro minuto di questo capitolo, tanto che questo è stato cortissimo. Tanto questo qua voglia... Ci sarà un bel po' di roba da fare, tranquilli. Non mancheranno gli episodi. Andiamo avanti ancora un pochino, dai. Sarà qui a momenti. Non vedo l'ora di incontrarlo. Ehi, datevi una calmata, non serve scaldarsi così tanto. Ragazzi, non siete cambiati di una virgola. Ma chi? Oh, Sean! Ehi là, come va ragazzi? Bentornato, Sean! Capitolo 7. L'Aquila torna a volare. L'Aquila torna a volare? Quale Aquila? L'Aquila della Libertà dell'America! America! È bello averti di nuovo con noi, Sean. Spero tu sia in forma.
Ho sentito dire che hai recuperato le forze in poco tempo. Sembra che ti sia concentrato meglio per tornare in forma, non è così? Esatto. Guardarvi giocare contro l'Argentina senza poter essere in campo con voi mi ha fatto soffrire di più dell'infortunio. Così ho deciso di impegnarmi al massimo per rimettermi in sesto e conquistare il mondo insieme a voi. Questo è lo spirito giusto, Sean. Con te di nuovo in squadra saremo imbattibili. Bah, cosa c'è di tanto esaltante? Questo significa che qualcuno in squadra dovrà perdere il posto. Ah, hai ragione, Caleb. Oh. Bene, ora che Sean è tornato in squadra dovrò escludere uno di voi. Todd, sei fuori squadra. Allora Travis, non è giusto, Todd ha lavorato sodo. Volete vincere questo mondiale, sì o no? La mia decisione è definitiva. Ora, meno chiacchiere e più lavoro sul campo. È il momento di allenarsi. Ma no, allenatore. Forza, Todd, non dirmi che accetterai questa decisione senza dire una parola. Parla con l'allenatore Travis. Bah, e piantala, no? L'ultima cosa di cui Todd ha bisogno è essere autocompassione. Piuttosto, devi trovare un volo per tornare a casa. Forza, andiamo in campo. Non abbiamo tempo da perdere. Kevin, perché sei così duro con Todd? Beh, Kevin ha le sue ragioni per parlare così. Dopotutto non ha superato le prime selezioni, ma non si è mai arreso. Anzi, ha continuato ad allenarsi duramente. Poi quando il suo livello è migliorato, l'allenatore Travis ha deciso di convocarlo. Ho capito. Ecco perché Kevin mi ha detto di tornare a casa. Ascoltatemi tutti, io tornerò a casa per allenarmi e più non posso. Così quando avrò migliorato le mie capacità sarò di nuovo convocato in squadra, ve lo garantisco! Todd! Ma il bello è che Todd... Oh! Alla fine della serie vedrete. Non scoraggiarti, Todd. Allenati al massimo e tornerai qui, men che non si dica. Non mi ricordo però se nel gioco c'è sta scena, nell'anime c'è. Dovrebbe esserci anche nel gioco, quindi. Scusaci se siamo stati troppo duri, Todd. Ma ti ammetto che vinceremo anche per te, vedrai. Giusto. Torniamo ad allenarci ora. Forza, Sean, andiamo! È impaziente, Mark. Oi! Forza, Ide! Se non ci affrettiamo finiremo per perdere il volo. Hai ragione. Cioè? A che serve? A cosa serviva? Non è un problema, però fatemi capire perché. Torna nell'area giapponese per allenarti. No, finiremo questo modo, questo episodio non allenandoci, ma in un'altra maniera. Andremo nell'area giapponese, ma non per allenarci, per fare un'altra cosa. Un ragazzo nei commenti mi ha detto che praticamente vicino all'area del centro sportivo c'è una macchinetta che mi fa prendere i giocatori dell'Inazuma, della Raimon, non dell'Inazuma Japan. Io non me lo ricordavo proprio. Quindi proviamo? Facciamo uscire qualcosa? Dai, una d'oro, Yokai Watch, su! Ah no, questo non è Yokai Watch, è un po' diverso. Chester Horse, certo che lo voglio! Uela, Chester! Cos'è? Facciamo un'altra crankata, Yokai? Vediamo un po'. Assumptam Making. Non ci tengo. Anders Tethok. Ma non lo voglio. Mi sono sbagliato e ho premuto A per sbaglio. Fettok. Quel TH, oh, maledetto il TH inglese, guarda quanto lo odio. Maledetti inglesi, voi e la vostra pronuncia maledetta. Vediamo un po'. Chi c'è qui? Paddy Popper. Ah, sì, me lo ricordo questo. Famoso. Famoso giocatore. È pesante. Bill Lurey, come no, lo conosco anche questo. Quanti le conosco, ragazzi. Ancora tu, basta. Voglio arrivare a 25 su questa rossa. Facciamo 6 di quelle blu e 9 di quelle gialle e poi basta. Basta. Attenzione! Niente.
Le Starrant. Non lo voglio le Starrant. No, neanche a te voglio. Tu invece chi sei? Laetitia Chissim. Chissim, che cos'è? Che nome è? Tu invece che tipo di giocatore ci sarà? Ancora. Era, ma prima mi ha detto un'altra frase. In genere cambia, no? Sarà quella giusta? Apriamola. No, non è quella giusta. Dai, 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 dai. Fammi vedere, fammi vedere. Ryan Walker. Vai, 9 di quelle gialle. Ci sarà qualcosa di interesting? Strama Dakota. No. Will Ramin. Mai sentito. Fred McPeace. Come no, come no. Ma voglia, un sacco di volte nelle sfide. No, Fred, ti ho appena detto di no in squadra. Non ti voglio. Io mi ricordo che uscivano anche personaggi d'oro. Will Ramin. Non so perché mi ricordo. Mi ricordo queste pallette d'oro che uscivano giocatori abbastanza forti. Non dico proprio roba eccezionale, però insomma, bella roba. L'ultima, vediamo un po'. Indra Patil. Ah, no. Ah, beh, forse devo andare più avanti nel gioco prima di trovare qualcun altro della Raimon. Ad ogni modo, Cooch, questo video termina qui. Io intanto vado a fare un po' di allenamento speciale alla palestra. E come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo video, che spero vi sia piaciuto, ovviamente. In descrizione link per Twitter e per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.